Com'è bello tornare qui, ragazzuoli, iniziare un video in questo posto, al santuario delle Gambe del Fuoco, dopo così tanto tempo. E ne sarà passato di tempo anche per Shadow, chissà da quanto era rinchiusa in quella cella, poverina. Ma la sua via è ormai certa, ragazzuoli, ed è determinata dai vostri commenti, che oltre ad essere stati una piacevole sorpresa, vedendo la vostra voglia di veder continuare questa avventura insieme a me, sono stati anche da monito su come procedere. Avevo già pensato alla via su cui Shadow avrebbe dovuto procedere, e questa mia decisione andava a combaciare con alcuni vostri commenti, mentre altri mi consigliavano di andare direttamente al borgo, ma per questo sarei incappato in un problema che vi spiegherò al momento giusto. Per ora penso che la mia scelta, ragazzuoli, dove procedere, sia abbastanza ovvia. E mentre Shadow si avvicina al falò, ragazzuoli miei, vi do il benvenuto in questo secondo episodio. Io sono Nevermind e proseguiamo verso il nostro cammino. Penso proprio che queste anime me le terrò, ragazzuoli. E prima che Shadow possa intraprendere la sua discesa verso l'acquosa e tenebrosa città abbandonata, farò un piccolo viaggio nei dintorni del santuario delle Gambe del Fuoco per recuperare qualche oggettino utile. E con qualche scheletro alle mie spalle, con qualche anima da utilizzare in più, torno al falò, resetto i mostri e continuiamo, ragazzuoli, continuiamo verso la prima discesa di Shadow, che non sarà l'ultima. Questa sarà una visita molto molto veloce, perché come avete pensato anche voi, c'è un oggetto a Petit Londo che ci sarà molto molto utile, anzi due oggetti, e riguardano i motivi, i tre motivi per cui non sono andato al Borgo dei Non Morti. Il primo potete notarlo effettivamente subito: ho solamente 6 frecce standard, quindi non ho l'attacco, non ho effettivamente il numero di frecce giusto, anche facendo solamente headshot per uccidere i nemici del borgo. Quindi non me la sento davvero di saltare a piedi pari tutti i nemici del Borgo dei Non Morti, perché mi serviranno più avanti in questo episodio per spiegarvi alcune cose. E farò appunto una piccola capatina a Petit Londo per recuperare qualcosa a noi molto utile. E spero davvero che questo oggetto che sto raccogliendo non mi sia utile in questa nostra prima visita. E per quanto Petit Londo sia ora, in questo momento, poco appetibile come città, sicuramente ha avuto il suo fascino molto molto tempo fa. Adesso noi siamo solamente uno spettro fra gli spettri, non esistiamo, e davvero per gli spettri, anzi noi esistiamo per gli spettri, ma loro non esistono per noi, quindi dobbiamo fare i giusti passi tentando di non farci colpire o di farci colpire il minimo possibile per raggiungere la salvezza e magari crearci anche una piccola via di passaggio. Penso che ormai l'obiettivo sia chiaro e ormai Shadow si sente un'ombra in questa città, ed è così che avrei dovuto farla sembrare effettivamente una fogliolina di passaggio che cerca solamente di trovare quello che sarà un oggetto a lei molto utile e a me molto caro: arco composito e frecce grandi. Utilizziamo l'anima e l'osso del ritorno. In realtà l'anima, ho sbagliato a utilizzarla, ragazzuoli, non volevo farlo, ho sbagliato. Si è autoequipaggiata qui nell'inventario in uso. Vi parlavo dei tre motivi perché non sono andato al borgo. Il primo: non avevo abbastanza frecce, non avevo abbastanza attacco. Adesso sono arrivato al secondo motivo, ovvero le frecce
insieme al terzo motivo, il più importante, l'arco composito, che per quanto scali male in destrezza rispetto agli altri archi, scala in C in destrezza, ha comunque un valore d'attacco molto molto alto ed è relativamente molto veloce rispetto alla maggior parte degli archi nello scoccare frecce. È per un combattimento close quarter, ovvero a distanza ravvicinata. Cercherò di risparmiare le frecce grandi, ma cercherò di risparmiare anche le frecce normali con un semplice escamotage in questa zona, che questa zona mi permette di eseguire ovviamente la modalità Bud Spencer e Terence Hill. Ciao ciao. Anche tu. Una cosa che alcuni di voi mi hanno criticato è che non usavo il puntamento. C'è un motivo per cui non uso il puntamento quando i nemici stanno fermi, immobili, come in questo caso. Perché posso fare headshot. Ovviamente il mirino degli archi, di tutti gli archi, fa cagare in questo gioco, e posso ammetterlo, posso prendermi questa responsabilità di dire che il mirino di questo gioco di Dark Souls degli archi fa veramente cagare, è uno schifo. Però lo utilizzo per fare headshot, devo comunque bilanciare lo schifo del mirino e anche la caduta del proiettile, ma come vedete sono headshot assicurati, questo non tanto, però possiamo comunque... No! Un oggetto che ho perso così. Ora, in questo caso io non sto uccidendo per mano mia i mostri, non li sto uccidendo con i miei pugni, li sto solamente accompagnando verso la morte. Però se ci fosse un'occasione, anche non voluta, in cui io uccidessi un non morto, qualsiasi altra mostruosità all'interno di questo gioco, con un'arma che non sia arco e frecce, vorrei sapere se secondo voi potrebbe essere una buona idea aggiungere una qualsivoglia penalità, che andrete ovviamente ad inventare voi, a creare voi con la vostra fantasia, il vostro crudele sadismo nei miei confronti. Però secondo me ci potrebbe anche stare, perché io sono fermamente convinto di concludere questa run con frecce ed arco solamente, anche se qualcuno mi ha detto che è una run impossibile, che ho proposto qualcosa di inconcludente, di davvero davvero irraggiungibile, se possiamo dire così. Però ragazzuoli, fidatevi, ci sono challenge che sono molto, ma molto più toste di questa, fidatevi. Questa è anche abbastanza semplice. Ovviamente l'arceria in Dark Souls è qualcosa di un pochino lasciato perdere dalla From Software. Ovviamente ci sono gli archi, ma sono solamente 7 archi, ragazzuoli. Come avete potuto vedere, vi farò vedere anche in futuro le cose devastanti che riguardano l'arceria. Questo gioco non è fatto, cioè può essere giocato con arco e frecce, ma si ha una penalità davvero davvero grande. E per quanto questa penalità sia grande, questa sfida non è neanche delle peggiori. Sapevo di avercelo dietro, questo nemico. Quindi, fidatevi, se sto affrontando questa sfida, so che si può concludere solamente con l'arco. Vedendo per la prima volta la maestosità della viverna che fa il suo ingresso, rossa come il fuoco, e si nasconde dietro le montagne, possiamo divertirci un pochino a fare headshot. La particolarità degli archi è che facendo headshot si sente un rumore molto molto particolare, che vi farò sentire magari non utilizzando queste frecce. Quando si colpisce in testa un nemico si fa più danno, lo si stordisce, se non lo si uccide ovviamente, e si fa appunto il danno critico che gli archi permettono. Ora recuperiamo anche un piccolo leggerissimo upgrade allo scudo, ma niente di che. Quello che Shadow desidera si trova in basso nel verde. Allora, questi li odio perché stanno praticamente sempre con lo scudo alzato, quindi ne approfitto. Ed ho ucciso loro per un semplice motivo, perché con queste 4000 e passa anime andremo a comprare tante tante frecce e finalmente saremo tranquilli per un po', finché
le frecce di legno, queste altre andiamo a comprare, incominceranno a far cagare. E ragazzuoli, già che ci siamo, visto che siamo qui con quasi 2000 anime, anche se non era il mio progetto, volevo comprarmi altre frecce, aumentiamo anche un po' le statistiche di Shadow del nostro personaggio, della nostra cara arciera. Non aumenterò forza, perché ci sarebbe inutile, ma aumenterò vitalità, stamina e destrezza, ovviamente destrezza per scalare con la maggior parte degli archi, a parte il composito. Poi, se più avanti avremo a disposizione altri archi con altri potenziamenti, incantamenti e tutto quello che c'è a disposizione in questo gioco, andremo ad aumentare anche le relative statistiche. Ma per ora ci serve vitalità e stamina. Non posso tenere la freccia in tiro e spostarmi allo stesso momento. Il personaggio si trova praticamente in imbarazzo a farlo, non lo capisco. E un'altra cosa che detesto è l'hitbox di questi mostri. Io non posso colpire, questi erano due headshot, eh? Non posso colpire le gambe, perché va lì allo scudo, è davvero ridicolo, ridicola questa cosa. Ora non so se funziona solamente con questa tipologia di mostro, che è particolarmente passivo sulle sue, con lo scudo sempre alzato. Aspetta che noi attacchiamo. Ma sei serio? Esci fuori. Ecco, questa cosa non deve succedere. Tiè. Davvero, l'arceria è stata lasciata da parte in questo titolo e hanno risolto questa pecca nei successivi, ed è per questo che io non ho affrontato questa sfida, se vogliamo chiamarla così, negli altri titoli, perché sarebbe più facile. Avevo voglia, avevo nostalgia di Dark Souls, di tornare qui, però volevo portare qualcosa di un pochino più diverso. Un aggiornamento alla nostra armatura. Perfetto. Quanti di voi è capitato di farsi sfuggire una di queste brutte bastarde? Con l'arco dovrebbe essere molto più facile. Vedete? Perché abbiamo comunque un puntamento che funziona invece del moveset della nostra arma, insomma, che potrebbe anche fallire e che ci potrebbe far perdere tempo per ucciderla. Ed ora io spero di non far cagate, realmente. Vi farò vedere con un piccolo filmato che effettivamente c'è un demone toro, c'è il modello 3D, non esce fuori, non ciccia fuori così dal nulla, viene creato spontaneamente dal gioco. C'è effettivamente un demone toro appollaiato in carne ed ossa, quel che è, insomma. E io ho un pochino d'ansia. È comunque il demone toro, ma lo sto affrontando con le frecce. Ci sono molti fattori che dovrei tenere d'occhio. Se la freccia caricata al massimo faccia più danno, se colpendo in testa il demone toro lo stordisco. Sono cose che non so in questo momento. Essendo un boss più o meno umanoide, potrebbe essere. No, magari se subisce tanto danno in testa, un po' come la Cleric Beast. Vero? Abbiamo finito le frecce grandi, ci sono stati molto molto utili. E la nostra grande potenza è la nostra particolarità, l'attacco a distanza, ragazzuoli. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate qui in basso i vostri consigli e commenti. Io ero Nevermind, lei era Shadow, al prossimo video. Ciao ciao!